Benvenuti al nostro settimo incontro dedicato al ciclo di conferenze sulla bella mostra dedicata ad Enea e allestita presso il Tempio di Romolo. Oggi partiamo da Dionigi d'Alicarnasso, storico dell'età augustea, che ci descrive a Lavinium la presenza di un Eron costruito dai latini proprio in ricordo di Enea. Mezzo secolo fa, le parole dello storico di Alicarnasso hanno trovato riscontro nello scavo archeologico. Grazie infatti ad uno scavo di emergenza, dovuto ad una aratura pesante, emergeva un complesso monumentale che fu poi al centro dell'interesse scientifico per vari anni, a causa dei suoi significati storici e culturali. Era proprio l'Eron di Enea, l'evidenza archeologica più antica dei tre gruppi distinti di monumenti del santuario extraurbano posto a sud-ovest dell'odierna cittadina di Pratica di Mare. Ma perché Eron? Perché, come dice la parola, si tratta di un tumulo funerario, risalente in questo caso al VII secolo a.C., che conteneva una tomba ad inumazione con una cassa in lastre tuface, da attribuire quindi ad un eminente personaggio del centro laurentino, verosimilmente un principe, sepolto con gli oggetti personali ed un ricco corredo. Dopo vari rifacimenti, è proprio nel corso del IV secolo a.C., data non casuale, che il tumulo riceve una sistemazione monumentale proprio in forma di Eron. Come dicevo, l'epoca non è casuale, perché la costruzione di questo tumulo ben si giustifica dopo la fine delle guerre latine e il trattato del 338 a.C., che sancisce lo scioglimento della Lega ad opera di Roma. Nasce proprio in quel momento il mito della fondazione della città da parte di Enea, in parallelo al culto dei penati, identificati con quelli portati nel Lazio da Enea stesso. Lavinium, la città dei penati, fu dunque la prima fondazione troiana nel Lazio, mentre nei suoi grandi santuari, come quello di Afrodite o di Minerva, trovano eco i temi dell'epica greca riguardanti i viaggi di eroi mitici in Occidente, generando così la saga eneadica, che ancora in età imperiale vedrà nel foro cittadino monumenti con dediche a Lavinia, Latini Filia e a Silvius Aeneas. Ora, oggi, di questo e molto altro parlerà il professor Paolo Sommella, che sta a me il compito di presentare, portandovi saluti del direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che per un impegno istituzionale non è potuta essere presente. Paolo Sommella, già professore ordinario, prima di topografia e urbanistica, poi di topografia di Roma e dell'Italia antica, è ora professore emerito presso Sapienza Università di Roma. Ha insegnato anche presso la scuola di specializzazione dell'Università di Catania e della Basilicata e presso la scuola archeologica di Atene. Ha pubblicato oltre 250 titoli con saggi monografici, articoli e relazioni di scavo nei campi della topografia e dell'urbanistica, ma anche della cartografia archeologica e in quello delle fonti antiche utilizzate nella ricerca topografica. È stato presidente della Commissione internazionale per la Tabula Imperi Romani e direttore della Forma Italie, patrocinata dall'Unione Accademica Nazionale. Ha eseguito e diretto scavi archeologici ovunque, a Roma presso l'area sacra di Santo Mobono, a Pratica di Mare, a Sibari, Atri e moltissimi altri che il professore con grande modestia vuole che non vengano tutti citati. Ha diretto le collane editoriali Forma Italia e Città Antiche in Italia. Tra i numerosi e prestigiosi incarichi e riconoscimenti accademici si ricordano quello di socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei, nella quale è decano della categoria archeologia. È presidente del Comitato Linceo per l'edizione delle notizie degli scavi di antichità per i monumenti antichi. È stato infine presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Romani, di cui è ora presidente emerito. Penso che sia la persona giusta oggi per parlarci degli scavi di Lavinium. Grazie e buona prosecuzione. Allora, buonasera a tutti. E grazie a Federica Rinaldi per aver cortesemente speso un po' del suo tempo in sostituzione, ma difficile sostituirla indubbiamente, di Alfonsina Russo, che è il direttore del Parco Archeologico, eccetera, eccetera, la quale mi telefona ieri, vero Federica, ieri,
e mi dice: Paolo, guarda, penso che dobbiamo rimandare. Io faccio un salto di sotto dalla sedia, perché dico: ma sì, matta, e poi dopo a un certo punto sapevano con me. E dice: no, ma io sono stata convocata dal ministro proprio alle 4:30. Mi dice: quindi dobbiamo rimandarla. Dico: no, mi dispiace, perché io avrei proprio fatto le carte false per avere la possibilità di salutarti e abbracciarti. Però se poi dopo si arrabbiano tutti coloro che si sono prenotati, hanno fatto tutta questa trafila, tutte queste cose qui, ci hanno perfettamente ragione, e non se la prendono col direttore del parco archeologico, sappiano col povero professor Sommella. A me non mi è andata bene questa cosa. Allora dico: allora delega una tua rappresentante. E Federica Rinaldi ha avuto questa noia, perché ci conosciamo da tanto tempo, io gli sono debitore di tante cose che mi ha suggerito, informazioni, quando era ancora in Italia settentrionale, perché lei lavorava nella sovrintendenza di Padova, ed è stata una persona veramente cortesissima, e quindi io le debbo tanta riconoscenza. Ed è stata cortesissima anche stasera, perché mi ha voluto presentare a voi. Però a questo punto credo che dobbiamo tornare al nostro incontro in medias res. Allora, io penso che quando molti di voi hanno letto il titolo di questa conferenza, chiamiamola come vogliamo, chiacchierata, Enea nel Lazio, avrà fatto un piccolo sforzo di memoria, ma dice: questo nome mi ricorda qualche cosa. E in effetti ricordava il titolo della mostra che fu fatta nell'81 su ai Musei Capitolini, mostra in cui furono esposte tutte le statue che erano state trovate in quei 10 anni a Pratica di Mare, e fu una mostra che ha lasciato un segno, perché, e me lo sono inventato io il titolo, questo proprio lo devo far sapere pubblicamente, perché nonostante mia moglie dirigesse i Musei Capitolini allora, il titolo ufficio, in commissione c'eravamo Castagnoli, io, Pugliese Caradelli, tutti quanti, però il titolo l'ho fatto io. Allora era tra l'altro assessore Nicolini, il quale della mostra non gli importava un piffero, gli interessava però l'eco che la mostra avrebbe avuto. Infatti per quello è lui che ha studiato. Chi conosce il catalogo, l'ha mai preso in mano, sa che la costola del catalogo è fatta a strisce rosse e bianche. Quella era l'idea di Nicolini, perché dice: lavori in corso. E quindi lui aveva studiato questa parte qui, per il resto non gliene poteva importare di me. Allora, l'ho chiamato così questo mio intervento perché sono passati 50 anni. 50 anni da quella benedetta tomba, virgolette, di Enea, che ha sconvolto un po' gli studi specialistici degli anni che vanno dal momento della scoperta del complesso di cui parleremo adesso, intorno agli anni 70-71, a quelli della mostra dell'81. In quei 10 anni si scatenò mezzo mondo archeologico a livello internazionale, e ovviamente c'era, anche perché in quel periodo c'era in televisione l'Eneide, forse qualcuno, tutti i giovani siete beati voi, però qualcuno, perché c'è l'età mia, si ricorda che c'era l'Eneide, e mi telefonarono dalla RAI dicendo: gli autori dell'Eneide, nonno Virgilio, voleva, gli attori che vorrebbe farsi fare delle fotografie nella tomba d'Enea. Io dissi di andare a quel paese loro, la RAI e tutto il resto, e quindi non se ne fece niente, se no avremmo avuto addirittura gli attori dell'Eneide sulla tomba d'Enea. In compenso però il mondo aveva pubblicato per dritto e per rovescio tutte cose, spero che si veda da lì il tabellone, da partire da quell'articolo che aveva fatto Sabatini Moscati sulle orme di Enea,
ma ci furono in Francia, in Germania, in Inghilterra, dappertutto, specialmente dopo che poi erano uscite anche le statue dal deposito del Tempio di Minerva e quindi ci fu. Però quello che ci interessa questa sera è mettere un po' a fuoco, al di là dell'interesse del grande pubblico e delle notizie che si trovavano in giro nei media italiani, esteri, eccetera, soprattutto le opere scientifiche di grandi autori, di grandi studiosi, a partire da Ferdinando Castagnoli, il quale proprio in quel periodo era impegnato per il millenario di Virgilio nella redazione dell'Enciclopedia Virgiliana, che tra l'altro aveva il caposaldo su a Mantova. No, probabilmente non eri nemmeno nata ancora, Federica. Dunque, in questo mezzo secolo, dall'81 adesso, 81 perché lo scavo fu 81-82, sono state scritte cose di tutti i tipi, a parte le tombe di Enea che si sono sprecate, che è un titolo che è assolutamente non pertinente, ma notizie dello scavo, eccetera. E dunque una messa a fuoco dopo mezzo secolo è una cosa che io ritengo utile, e di questo sono grato a Alfonsina Russo per avermi dato l'opportunità di parlarne con voi proprio nell'occasione della mostra del viaggio di Enea da Troia a Roma, di cui avremo occasione magari di parlare un momentino alla fine se non vi sarete allontanati tutti quanti disgustati. E naturalmente ringrazio tutti i collaboratori del direttore che sono stati cortesissimi e molto pazienti con me, ma devo ricordare con gratitudine anche Valentina Livi, che non so se è presente, che mi ha molto aiutato, e a lei io debbo essere. Ah sì, ce l'è, è laggiù, benissimo. Tante grazie Valentina. Dunque i dati sono noti perché nel 70, 1970, uno scavo estensivo legato a un primo limitato intervento di l'anno prima fu originato dal tentativo di bloccare i danneggiamenti che la ratura profonda stava creando agli strati archeologici superficiali circostanti l'antico santuario delle 13 Are, nella zona della chiesetta di Santa Maria delle Vigne, cosiddetta Madonella, situata nella campagna sud di Pratica di Mare, a meno di 800 metri dal borgo. Non so se questo coso ci abbia anche un indice. Esce fuori un segnale, qualche cosa con cui posso indicare o no? No. Vabbè, comunque io allora lo faccio direttamente con la mano e buonanotte. E i numeri corrispondono. Ah, grazie, grazie tante. Ecco qua, perfetto, grazie. Prego. È questo centrale? Quello centrale, sì. Ecco, i numeri corrispondono ovviamente alla didascalia. Qui... È vero, scusate. E li riassumo brevissimamente, ma tutti quanti li conoscete. Naturalmente siamo a Pratica di Mare e siamo non lontani dall'aeroporto che vedete nella diapositiva di sinistra, quelle sono le piste dell'aeroporto, e la città antica è quella che si distingue per l'orografia, e il 2 contrassegna il percorso del fosso di Pratica, poi ne parleremo. 1 è dove fu fatto lo scavo delle 13 Are e la chiesetta cosiddetta della Madonnella, e qui è anche l'Eron. Non si sente niente e io non so che fare, allora a questo punto parlo qui e non indico. Vabbè, con grosso modo ci siamo detti quasi tutto, poi leggete lì e quindi sapete a che corrispondono questi numeri. E uscì fuori in seguito a questo scavo estensivo un complesso archeologico che era stato parzialmente distrutto dalla ratura, perché avevano fatto una ratura a doppio vomere e quindi sfasciando praticamente l'ira di Dio, e noi trovammo una montagna di pezzi di tufo eccetera. Scavandola lentamente uscì fuori che aveva una forma,
e subito ci preoccupammo di una documentazione che fosse sufficientemente completa, e in mancanza di fotografie aeree, e allora, ahimè, non c'erano i droni, e quindi non essendoci droni ci volevamo parlare di... E allora ci comprammo dalla Svezia la cosiddetta giraffa, che era uno strumento con tre zampe e una canna molto lunga che arrivava a 8-9 metri di altezza, alla quale io mandavo, c'aveva un cestello, mandavo appunto la mia laica, pregando il Padre Eterno che non venisse giù tutto. E qui vedete infatti sulla sinistra della diapositiva le zampe di questa benedetta giraffa, che ha fatto il mestiere suo però, perché a destra c'è il mosaico fatto con le fotografie di questa benedetta giraffa, difficilissima da portare, da smontare, è una cosa complicata. Adesso i droni sono tutta un'altra cosa. E quello lì che sta in piedi ovviamente sono io, giovane. Da questa indagine ad ampio raggio uscì fuori una forma particolare, cioè una tomba a tumulo, chiaramente riconoscibili dall'anello tutto intorno di pietre, di scheggioni di tufo, e con al centro un complesso formato da due ambienti. Uno quadrato e uno rettangolare, che adesso spiegherò che cosa significavano da un punto di vista architettonico. Naturalmente tutto risultava completamente azzerato dall'aratura, e voi vedete anzi nelle fotografie fatte dall'alto con la giraffa i segni dell'aratro che hanno praticamente tranciato i blocchi e hanno fatto un disastro. Salvammo però il salvabile. E quello che in particolare riuscimmo a salvare fu la porta in tufo che chiudeva l'ambiente quadrato. Perciò l'ambiente quadrato aveva questa porta che sigillava, ovviamente lo dobbiamo vincere con una volumetria adeguata, e davanti c'aveva questa porta che riproduceva una porta lignea molto pesante, anche completa di maniglione. I listelli, era tutto ovviamente copiato da un portone, però il tutto era assolutamente falso, quindi la porta non si apriva ovviamente e l'ambiente perciò doveva risultare chiuso. Questo è da tenere molto ben presente. Nel cosiddetto pronao, quel rettangolo che sta davanti, che aveva il pavimento un po' in discesa, e questo è interessante perché probabilmente non era coperto, serviva per il disfluvio, e nel pavimento antistante trovammo oggetti votivi che vedete in basso nella diapositiva, vasi miniaturistici eccetera eccetera eccetera, che naturalmente caratterizzarono come elemento sacrale tutto il complesso, e giustamente poi ne dettero anche una piccola soluzione anche loro. E non solo, ma che fosse scoperto, secondo me, è dato con sicurezza anche dal fatto che questo pronao aveva davanti un muro fatto con lastre di tufo che creavano una sorta di scalino in modo che l'acqua non potesse entrare dentro. Insomma, in definitiva si trattava di un piccolo edificio a tumulo con una cella quadrata inaccessibile e una datazione del materiale intorno alla metà del IV secolo. Le caratteristiche di tutto l'insieme a questo punto si erano articolate, perché la posizione, che non è lontana dal fosso di Pratica, corrispondente all'antico Numicus, come aveva studiato Castagnoli, ma già per prima altri, e presso questo fiume venne ambientata la battaglia tra Rutoli e Latini, descritta da Virgilio, eccetera, e un passo delle antichità romane di Dionigi di Alicarnasso, come diceva poc'anzi l'amica Federica,
mi segnalarono la possibilità che ci trovassimo di fronte a qualcosa che aveva evidentemente lasciato una traccia anche nelle fonti. E a questo punto, tutti voi amici mi perdonerete, ma dobbiamo fare un salto in mezzo un po' alle fonti, che è sempre stato un pallino del professor Sommella, quindi bisognerà dargli retta. Perché, come è noto, Enea e quanti continuavano a seguirlo nella fuga da Troia, dopo molte peripezie attraversano Ionio, il Tirreno, approdano nell'Italia centrale in vari punti. Ho visto questa pianta alla mostra, la piccola mostra che c'è qui a Romolo. Io mi aspettavo di più, confesso, ma comunque le statue che furono scavate erano più di 100, ce ne stanno 7-8. Però la Minerva, credo che sia originale però, vero? O è la copia? Non lo sapete? Bene. È la copia? È la copia che stava nel rettorato dell'università. Però è fatta bene, indubbiamente, l'ha fatta l'Istituto Centrale del Restauro, credo, non me lo ricordo. Faccio una piccola parentesi, stasera avrebbe dovuto parlare al posto mio Maria Fenelli, alla quale io faccio un applauso perché... Maria Fenelli è quella che ha raccolto l'eredità dello scavo di Pratica di Mare dopo che ci eravamo passati io, Castagnoli prima di me, io, Giuliani, eccetera, e l'ha portata avanti per tanti anni, per tanti anni. E quindi ci manca a questo punto. Ci manca soprattutto quello che stava facendo, speriamo che l'edizione delle statue in qualche modo... i suoi allievi diretti da Iaia, tutti quelli che hanno in mano l'ex istituto di topografia, ci pensino. Tornando alle fonti, Enea a un certo punto della descrizione del suo viaggio arriva a, come dicevo, a Procida, fa tappa a Miseno, a Gaeta, e in poche parole arriva anche nel territorio a sud di Roma, nella località che viene chiamata Troia e su cui regnava il re Latino. E su questa laziale che si verificano i segni indicati ad Enea dall'oracolo di Apollo a Delo, dove lui era stato, secondo quanto riportato da Virgilio nel libro terzo. Vi leggo quelle righe perché sono dense di importanze e di significato. Forti troiani è l'oracolo. La terra da cui traete origine, prima culla dei padri, vi vedrà tornare reduci nel suo seno materno. Cercate l'antica madre, antiquam exquirite matrem, dice Virgilio, dove la casata di Enea, i figli dei suoi figli e più tardi nipoti, domineranno uno spazio immenso di terra e di mare. Latino, il re Latino concede il territorio ai troiani, i troiani si insediano anche sulla collina che guardava la costa e si trovano impegnati nella guerra contro i rutuli di Ardea. C'era stata già una fase di conflitti tra i rutuli e gli abitanti e i lavinati, quelli che saranno i lavinati, i latini guidati appunto dal re. E in questo clima, diciamo, di belligeranza con Ardea, si inserisce anche il problema del fatto che Latino concede la propria figlia Lavinia in matrimonio ad Enea, suscitando le ire dei rutuli e in particolare di Tirreno, identificabile con Turno. Io la faccio breve perché sennò diventa una cosa... perché era imbestialito, perché Enea gli era stato preferito per le nozze di Lavinia. 3 anni dopo, in questa situazione di belligeranza, Mezenzio, mitico re degli Etruschi di Cere, si allea coi rutuli e marcia contro Lavinium, di cui temeva la crescente potenza.
qui si creano le basi per una ricerca futura, qui c'è Alessandro Iaia e sa che cosa mi riferisco. Il tema del rapporto della costa laziale meridionale con il mondo dell'Etruria meridionale è un tema tutto da scrivere. È un tema che è stato affrontato a suo tempo da Pugliese Carratelli, dai grandi che hanno studiato questo problema. C'era disaccordo tra Pallottino, Castagnoli, Pugliese, eccetera, ma è un discorso che ci porterebbe completamente. Ora mettiamo una lente di ingrandimento su il particolare di Dionigi, perché anche Dionigi narra di questo episodio e a uno, ricorderete, no? Dionigi scrive nella fine della Repubblica, è a Roma fino ad Augustea e quindi in questo periodo probabilmente ha visitato, anzi sicuramente ha visitato anche l'antica Lavinium e nel primo libro 64-45 dice esattamente queste parole: non essendo visibile in alcun luogo il corpo di Enea che era morto nell'ambito della lotta con Mezenzio, di cui abbiamo parlato prima, alcuni ne dedussero che fosse stato trasportato tra gli dèi, altri che fosse perito nel fiume, abbiamo detto vicino al Numico, il fosso di Pratica, su cui non c'è dubbio, presso il quale avvenne la battaglia, e i latini, questo è il punto nel quale richiamo la vostra attenzione, gli costruiscono un eron fregiato di questa iscrizione. Gli costruiscono un eron fregiato di questa iscrizione. Potete leggere nella diapositiva i testi che leggo. Del Dio Padre Indigete, che guida la corrente del fiume Numico, c'è un tumulo non grande, c'è. Lo vede lui. Un tumulo non grande ed intorno ad esso alberi allineati degni di vista. Anzi, in greco è ancora più forte. Essi decomation. Certo, sta corrente alle spalle è una cosa proprio. Essi decomation omega, cai periautò dendra, stoichedon pefucoto, teas axia. Essi, c'è un comation. Un tumulo non grande. Ora, se ci pensate bene, la parola non grande significa uno che la legge, che la descrive, la vede, non è grande. Uno che evidentemente avete visto i grandi tumuli etruschi. Anche a Lavinio c'erano dei tumuli più grandi. Ed intorno ad esso alberi allineati, vuol dire che c'era un terreno libero intorno. Degni di vista. Il fatto che ci fossero gli alberi allineati intorno mi aveva fatto pensare che fosse obbligatorio fare anche dei sondaggi all'esterno dell'Eron per andare a vedere intorno che cosa. E non c'era niente. Per 40 metri tutto intorno non c'è niente. Ci sono delle tombe a cappuccine che appartengono a una villa romana molto più tarda costruita in quella zona. Quindi il non grande significa che Dionigi probabilmente era a Lavinium, a Pratica di Mare, e descrive un qualche cosa che risponde a una visione diretta. E l'ipotesi dunque, secondo me, è stata quasi stringente per avanzare l'idea che Dionigi d'Alicarnasso avesse visto proprio quel tumulo che avevamo scavato. Qualcosa di più. Dionigi ha come fonte, una delle fonti principali, da bravo storico era molto documentato, e la critica è d'accordo nel ricordare che la fonte prioritaria è quella di Timeo da Tauromenio, uno storico siciliano del III secolo, il quale affermava determinate cose su questa Lavinium appresa, dice Timeo, appresa dagli abitanti del luogo.
appresa dagli abitanti del luogo. Quindi è un autore ben documentato che fa una descrizione già allora, e Dionigi si appoggia probabilmente a queste fonti di prima mano. Questa notizia è importante perché? Perché tra le righe leggiamo che è la prima che chiaramente esprime un legame preciso tra Roma e Troia. E questa è la cosa data, perché fino a questo momento non abbiamo dati precisi. E che tramite ci deve essere stato? Il tramite, secondo me, corrisponde alla linea che ha tracciato un grande storico moderno, Lorenzo Braccesi, quello che ha scritto quel meraviglioso libro sull'Adriatico, che rifletteva sul fatto che la diffusione sul vettore attico della leggenda troiana sulle coste del Mediterraneo occidentale si accompagna lungo tutto il corso del secolo V all'intensificarsi delle mire ateniesi nell'area dell'Esperia. Quindi, evidentemente, questo passaggio della notizia di un arrivo troiano nelle rive dell'Italia centrale ha radici più antiche. E infatti ci sono degli autori che ne parlano e li vedremo. Questo processo di cui accennavo, di una vera e propria troianizzazione dei popoli dell'Occidente, con cui Atene ha interessi diplomatici, tendente a instaurare un'intesa economica, diventano in questo modo troiani, i veneti dell'Adriatico. Ricorderete, no, le presenze troiane nell'Alto Adriatico, stanziati in area limitrofa agli impori del commercio attico di Adria e di Spina. Sono notizie analoghe quelle degli Elimi della Sicilia, firmatari con gli ateniesi di un vero e proprio trattato di alleanza. Analoghe le notizie con i Coni della Sibaritide, confinanti con l'area della colonia panellenica di Turi. Questo è importante. Turi, che è la città di fatto ateniese, pianificata da Ippodomo di Mileto intorno al 444-3. È un dato di fatto perché è stata scavata. E recentemente, nella conferenza che ha tenuto proprio in questa sede Francesco D'Andria, ha parlato dell'arrivo di Enea sulla costa del Salento, a Castro, dominata dal promontorio dove si erge il Tempio di Minerva. Quindi vedete come le notizie troiane lungo le coste italiane sono molte, diffuse, ed in questa temperie diventa un fatto da tenere presente anche le notizie che riguardano la fascia tirrenica a sud di Roma, il cosiddetto Lazio virgiliano. Ed in primo luogo mi riferisco alla storiografia politica ateniese con Damasse di Sigeo e dell'Anico di Elesbo, due autori per noi fondamentali, che diffondono non solo la leggenda di Enea in Italia, ma specificamente la versione della fondazione troiana di Roma, come giustamente aveva sottolineato a suo tempo Fausto Zevi. Basta, non vi tedio più con le fonti. Torniamo allo scavo. L'edificio medio repubblicano che abbiamo visto con i due ambienti era naturalmente incastrato in un tumulo. Questo tumulo, nella parte centrale, quando noi la scavammo, rivelò una tomba più antica, della quale si è potuta recuperare gran parte del corredo, che è inquadrabile, e lo vedete nella diapositiva, sono solo pochi materiali che ho messo, e questa è una diapositiva che risale alla mostra che fu fatta, mi pare negli anni Ottanta, sulla preistoria e la protostoria del Lazio, una cosa del genere, a Palazzo, all'esposizione. E vi richiamo soprattutto alla presenza di elementi databili precisi della bomba. Intanto vedete questa oinocoe di tipo protocolinzio medio, che è del tipo cumano,
e si colloca con una cronologia a 25 anni, quindi a questo punto noi siamo nell'ambito del secondo quarto, del settimo. Ma poi quello che caratterizza, che è una tomba che ha ancora dei materiali che risentono del secondo B, ma è sicuramente dell'orientalizzante, ed è l'orientalizzante medio, quello che viene definito, veniva definito, adesso è diventato ovviamente una terminologia diversa, ma io sono rimasto a quella di Pallottino, per cui c'era bucolo sottile, le famose anforette a doppia spirale, eccetera, 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 oltre naturalmente a moltissimi oggetti in metallo, ad esempio una fibula in argento con le apofisi a staffa molto allungata. E richiamo la vostra attenzione anche sulla presenza degli elementi del banchetto, ad esempio gli oggetti che si riferiscono in ferro, che si riferiscono agli alari e così via. E ce n'è. Insomma, praticamente il panorama di questa tomba Lavinate è quello dell'orientalizzante medio che conosciamo ormai molto bene a Roma e dintorni, sui Colli Albani, Decima, nell'Etruria meridionale, da Cerveti a Veiore, eccetera. E naturalmente sto parlando di una tomba che è stata scavata negli anni 70, alla fine del 70, all'inizio del decennio 70-80, quando di tombe di questo genere si conosceva qualche cosa nella zona delle pendici dei Colli Albani, le grandi tombe ricchissime, ma la media delle tombe non si conosceva. Poi sono usciti fuori tutti gli scavi Decima, sono usciti fuori tutti gli altri materiali che voi conoscerete senz'altro. Tutto questo materiale stava intorno a una grande cassa formata da lastre rettangolari, cassa di 2,50 m per 1,60 circa. Ah, andiamo bene. Vabbè, insomma, si vede, il numero 2 è un cassone. E lì nell'altra diapositiva di destra si vede molto bene la cassa, mentre si distingue bene lo spigolo dell'ambiente quadrato di cui abbiamo parlato prima. Il contenitore, questa cassa, fatta da lastre di tufo, era coperta da lastroni sempre di tufo, anzi più che un tufo un cappellaccio, messi a cavaliere, e da un grande blocco che è questo qui alzato, è stato trovato in questa posizione appoggiato sui due lati della cassa, e un grande blocco che ha una forma particolare, come vedete, perché ha una forma a semicerchio, anzi a tre quarti di cerchio, ed è interessante notare, e vi richiamo l'attenzione, soprattutto sul sotto di questo che io ho chiamato coperchio, e fino a prova contraria è un coperchio, una parte della copertura della tomba, richiamo l'attenzione del punto in cui è segnata la freccia, in cui c'è il binario, che è il binario che serviva per poggiarlo sugli ortostati che lo reggevano. Quindi quello è stato messo esattamente a misura sopra, e quel lato della tomba corrisponde al punto in cui c'era la testa dell'inumato. Sappiamo questo perché abbiamo trovato pochissime tracce delle ossa lunghe che stavano appunto in fondo alla cassa, perché purtroppo il terreno di pratica è un terreno molto acido che consuma quindi tutti materiali tipo le ossa, ma anche i materiali di ferro, tutti consumati. L'esatta posizione di questo blocco, dunque, ci dà la possibilità di vedere un insieme di cassa vagamente antropomorfa.
E c'è qualcosa di simile anche a Veio. C'è qualcosa di simile anche a Veio. Dicevo che tutti i materiali si sono trovati ossidati, specialmente quelli metallici poco riconoscibili, c'è stato bisogno di un restauro terribilmente lungo, eccetera, eccetera. Però la cosa interessante è quella, la possibilità di leggere che molto del materiale personale, quello che chiamiamo corredo personale, si è trovato fuori della cassa. Mentre dentro la cassa si sono trovati due elementi fondamentali, un'anfora che vedete qui nella fotografia e i frammenti, ma era intero, è stata ricostruita completamente, bucchero pesante, quindi è materiale databilissimo e siamo alla metà del VI. Quindi la tomba è del 675, questo materiale indica una presenza del 550. E la cosa allora ha cominciato a far pensare, allora questa tomba era una specie di centone, ci avevano messo di tutto dentro. E invece c'era tutta una logica. La logica è che quella che era la tomba di un principe, di un capo della Lavinio del periodo orientalizzante, quando ancora la città non c'era, attenzione, c'era un insediamento fatto di vari nuclei abitativi, ma ancora la città nel significato che noi conosciamo grazie agli scavi di Iaia Lemura, eccetera, non esisteva, ma un principe che regnava sui latini, sugli abitanti di Lavinio, il quale un secolo dopo viene interpretato come una divinità, o quantomeno un qualche cosa degno di un sacrificio, una libazio, un sacrificio espiatorio, perché si tratta di due vasi, l'anfora, un'anfora etrusca, databile abbastanza bene, come dicevo appunto alla metà del VI, e una Oinokoe, che evidentemente facevano parte di un rituale dovuto a che cosa? A una funzione espiatoria nei riguardi di una tomba che era stata profanata. Però non era stata profanata a caso, quindi non era un saccheggio. Questo è molto importante. Perché? Perché è stata trovata quando hanno costruito nel IV secolo, ancora dopo dunque, la cella quadrata di cui ho parlato qui, quella foderata dalla porta inaccessibile. Però è stata rispettata. Guardate, scusate, ma questa è mia imperizia, lo spigolo della cella rispetta perfettamente gli ortostati della tomba, quindi trovare la tomba, rispettarla, e quindi svuotare tutto quello che c'era come contenuto, che sarà stato una collazio, un elemento del rito, sostituirlo con vasi della libagione in senso espiatorio, ha significato evidentemente l'inizio di un culto. E a questo punto ritornavano in mente le parole di Dionigi. Dionigi dei Gannasso, quando dice sono stato a Lavinium, ho visto un tumulo non grande, bla bla, tutte quelle belle cose. Che legge? Un'iscrizione. E che dice l'iscrizione? L'iscrizione dice «Essi decomation omega cae periato dendra» e sta parlando della divinità, del pater indiges, la divinità che noi sappiamo essere caratteristica di molti, molti punti del Lazio virgiliano, perché si è trovata documentazione di questo pater indiges un po' ovunque. L'ha trovata poi Mario Dorelli, ne parleremo alla fine, anche ad Ardea. È una divinità evidentemente epicoria. Quindi che dobbiamo dedurre? Io almeno questo ho dedotto, che in un primo momento viene interpretata questa tomba
che viene trovata nell'ambito del VI secolo come il punto del culto di questo padre indigete, in onore del quale viene costruito un secolo dopo un Eroon, perché non lo si concepiva più come padre indiges. In che modo non lo si concepiva più? Nell'ambito della storia di quel momento, ma che succede nel IV secolo di importante a Lavinio? Succede che nel 338 la Lega Latina viene sconfitta da Roma. Tutti gli abitanti latini che si erano sollevati contro Roma vengono sconfitti, si crea un unico nomen latinum, che quindi ha un eroe tipico, e il nomen latinum è diretto da Roma. E precedentemente sappiamo però che c'era stata l'influssa greca e parlava delle presenze troiane in ambiente romano. Abbiamo letto poco fa anche gli autori. È chiaro che a questo punto è avvenuto un momento di fusione culturale di vari elementi. Quindi quello che era il pater indices diventa il pater Aeneas. E infatti sappiamo che il termine pater viene usato anche in modo molto più ampio. E indiges non è tipico di un tipo di divinità, è la divinità indigete. Tutto questo significa che a partire dal IV secolo Lavinio diventa la sede di un culto statale. D'altra parte se lo poteva permettere Roma, perché ormai non aveva più elementi contrari. Dunque, dobbiamo andare a ragionare però un po' più a fondo sul perché effettivamente c'è stato un rispetto della costruzione del IV secolo, penso che sia chiaro ormai, i due ambienti, quadrato, rettangolo, pronao e naos, con la tomba monumentale, con la porta. Perché ci sia stato questo rispetto? Intanto siamo sicuri di questo rispetto? Io credo di sì, perché l'ho detto prima, hanno rispettato la tomba, gli ortostati della tomba. Ma dentro la cella io ho trovato 6 crateri a figure nere del sono dipinte del Phantom Group, un pittore del IV secolo ben noto, 6, dove sul livello del pavimento che corrisponde a quello della tomba più antica. Quindi la cella, cosiddetta cella, non aveva un pavimento suo. Al livello del battuto che corrisponde a quello della tomba più antica c'erano 6 crateri. 6 crateri che non dovevano essere più visibili perché la cella viene chiusa. Viene chiusa dalla porta, quindi è un atto sacrificale di dedicazio, evidentemente, e quelli sono elementi per il culto che si stabilisce in quel momento. Quindi nel IV secolo noi abbiamo l'istituzione di questo gruppo. Non solo, ma la situazione che noi leggiamo nella tomba del IV secolo la possiamo poi andare a riscontrare anche nelle altre zone circostanti alla città, nel santuario delle 13 are, nella zona del nuovo santuario che si trovò nel santuario di Minerva, nella zona orientale. C'è una grossa fase di IV secolo. Le statue che voi avete visto nella mostra sono statue che parlano, sì, in parte di quinto, ma soprattutto di attardamento di quinto nell'ambito soprattutto del quarto. La maggior parte delle statue sono del quarto. Alcune sono sicuramente anche della fine del sesto, ma comunque a dimostrazione che anche lì c'è stato un santuario che è durato a lungo, sto parlando di quello di Minerva, dopo non so se ci arriveremo, ma comunque mi vorrei fermare un istante su quello. A questo punto il IV secolo su tutta Lavinio ha lasciato quindi un segno importante e non ci meraviglia più dunque di trovare questo
80, o giù di lì, ecco, si vedono i crateri in basso a sinistra nella diapositiva, i crateri di cui parlavo prima, e nel cerchio rosso a destra vedete l'angolo, lo spigolo della cella, esattamente nel punto centrale del... Nell'80, più o meno giù di lì, adesso non ricordo la data precisa, mi pare che fosse la fine degli anni 80, comunque, gli schiavi della Fenelli e soprattutto di Guaitoli portarono in luce nella zona di sud-est della città Acropoli, la città, questa è la porta di sud-est. In questo punto uscì una tomba straordinariamente importante, molto bella, e che giustamente è stata pubblicata poi da Guaitoli per tanti significati, non ultimo che si tratta di una tomba di VI secolo, ricchissima dal punto di vista del corredo, e che tra l'altro aveva anche un'anfora in bucchero del tipo tirrenico, quindi databili precisamente, siamo alla metà del VI, con un'iscrizione etrusca. Iscrizione etrusca che voi leggete, forse leggete. Minimum Luvaniche Mamarchia Apulini. E questa è la classica iscrizione etrusca di dedica, e una simile dedica si trova anche a Veio. Giustamente furono subito indicate l'importanza della tomba, l'importanza della presenza etrusca, eccetera, e quindi l'apertura di una problematica che significa che in questo momento, nell'ambito del VI, noi dobbiamo cominciare a parlare di koinè culturale. Presenze dunque che sono non soltanto dei latini, ma sono presenze anche. Quindi il contatto tra Roma e il mondo del Latium Vetus è un contatto di mescolanza culturale, di riti, eccetera, ma anche di tradizioni che vengono dall'ambiente etrusco-meridionale, al di là del Tevere, ovviamente. Ricordiamo Mezzenzio, Non è un caso questo Mezzenzio che arriva lungo la costa, va in soccorso degli Ardeati, forse significa qualche cosa anche quello. Diciamo che è una pagina da scrivere, povero pugliese Caratelli, purtroppo il tutto è uscito fuori 10 anni dopo che era morto, se no a questo punto sarebbe stato proprio pane per i suoi denti. Quello che a me interessa di più invece è ritornare sulla questione dell'Eron. L'Eron assume, come ho detto prima, un significato assolutamente particolare, in quanto diventa quello che, di cui parla Dionigi, ricordiamoci, diventa l'elemento caratterizzante la presenza cultuale della Lega Latina insieme a Roma. Perché? Ce lo dicono le fonti. Perché vi si trovavano i sacra principi a populi romani quirizium nominisque latini. Ecco la chiave. Era l'inizio di tutta la popolazione, Roma, Lazio, eccetera, meridionale, che finalmente trova una sua collocazione anche storico-politica. E che in quella fase fosse un ambiente assai evoluto, quello del Lazio meridionale, poco conosciuto, assolutamente trascurato, ahimè, da riconoscere,
la scienza è proprio caratterizzata dall'evolversi di determinate problematiche che vengono affrontate una presa all'altra. Certo, e qui faccio una piccola parentesi personale, se invece nella mostra dell'81 di fare eco soprattutto a quello che era l'invito del Comune di Roma, di Nicolini in testa, di fare da cassa di risonanza per la popolazione che indubbiamente rispose, perché la fila per andare a vedere la mostra di Enea nel Lazio arrivava fino a Piazza Venezia, quindi è incredibile l'eco che ebbe sui tram, eccetera. Ma se invece di far quello si fosse approfondito il significato delle statue che si erano trovate, si sarebbe vista che era una società straordinaria, che tra l'altro aveva un'osmosi anche artistico-culturale col mondo etrusco. Tutte le statue che si sono trovate nel santuario di Minerva hanno le bulle, le decorazioni, le vedremo dopo qualche fotografia prima di chiudere, che sono esattamente la traduzione della grande scultura etrusca e ellenistica, si trovano nelle ciste prenestine, si trovano dappertutto, i miti sono gli stessi. Quindi c'è evidentemente un passaggio, un'osmosi culturale e artistica tra questi mondi che ormai si parlano, dialogano, eccetera. Quindi era una società di grande evoluzione, d'altra parte, che si permetteva, tra l'altro, questi santuari così ricchi. Non fu fatto, siamo sempre in tempo, i giovani ci hanno di che parlarne. Io mi devo avviare, credo, molto rapidamente a chiudere, vero dottoressa? Se non mi cacciate come l'altra volta. E parlo dei lati negativi perché c'è un sacco di gente che non era d'accordo con quello che scrivevo io. E intorno alla mia interpretazione si sono scatenati tanti anche amici. Ad esempio ci fu una presa di posizione di Tim Cornell, che era famoso, uno studioso britannico, che faceva un sacco di opposizioni pensando che non era una descrizione precisa quella dell'Eron, visto in maniera molto anglosassone. Era una descrizione che aveva fatto Dionigi da Carnasso, figurarsi se si metteva le misure precise. Ancora più pesante quello che disse Jacques Pousset, il quale giustamente dice: ma si parla di Indiges e non si parla di Enea nell'iscrizione. È vero, ma la fusione, abbiamo visto, di Enea con Indiges, già una fusione avvenuta da tempo prima. Quindi io seguito a mantenere il punto su quello che scrissi a suo tempo. Ma andiamo un pochino più avanti. C'è qualcosa di più serio ancora? Sì, perché a parte la citazione che ho fatto varroniana, oppidum quod primum conditum in Lazio, stirpis romane Lavinium, ibidi penates nostri, io prima vi ho parlato di un'altra citazione con lo stesso significato, e condensa in fondo anche la problematica relativa all'arrivo dei penati. E con Enea arrivano i penati. E quindi se arrivano i penati, sono gli stessi dei penati di Roma o no? No. È un altro culto dei penati. Quindi questo ci illumina sul fatto che a Roma, evidentemente, il culto delle divinità della città avevano un significato particolare, ma noi non possiamo escludere che ci siano stati culti dei penati anche in altre città del Lazio. E questo i tedeschi l'avevano già in parte scoperto, da Niebuhr, Klaus, Schlegler, eccetera. E questo apre anche il discorso sulla presenza di un santuario federale, perché quello dei 13 altari naturalmente non è sempre andato de plano come un santuario dedicato solo ad Afrodite.
perché è un santuario, è un afrodision che probabilmente fa il paio con l'afrodision che conosciamo anche ad Ardea. Stranamente nelle fonti, Strabone, eccetera, ci parli di due afrodisia, uno di Ardea e uno di Lavinio, che si faceva una concorrenza. Perché? Perché gli scavi hanno dimostrato che con il terzo, secondo secolo soprattutto, a Pratica di Mare cessa la vita cultuale. I santuari di cui abbiamo parlato, le aree col secondo secolo, ma già in fine del terzo, sparisce il culto. C'è un momento quindi in cui Lavinium abbandona la sua figura di egemonia nei riguardi del nomen latinum e se ne approfitta che cosa? Ardea. E negli scavi di Mario Torelli ad Ardea effettivamente, e così ci avviamo anche alle conclusioni, si parla della possibilità che la saga eneatica abbia uno sviluppo autonomo anche ad Ardea. Qui non solo l'Afrodision, nelle fonti, io non la faccio lunga, ma nelle fonti l'Afrodision di Ardea gestiva anche l'Afrodision di Pratica, di Lavinium. Quindi c'è stata una vera e propria lotta di carattere culturale e religioso che ha significato politico più che altro, più politico. Giustamente Mario, che è morto prematuramente perché troppe cose ancora aveva da dire su queste cose, identifica dunque allora il santuario di il cosiddetto Afrodision delle 13 aree, probabilmente con il Frutinal che conosciamo dalle fonti per Lavinium, mentre il vero Afrodision sarebbe quello che hanno scavato insieme con Di Mario a Castrum Inui. Attenzione, qui non stiamo facendo la gara chi è più bravo e chi è meno bravo. Qui stiamo cercando di creare un tessuto che ha un continuum e in questo continuum sta tirando fuori il suo significato Ardea. Io sono d'accordissimo con quello che ci ha scritto questo grande studioso che interpreta il Tempio A di Castrum Inui sulla costa ardeatra come quello dedicato ad Enea nelle vesti di Indiges. Plausibilissima l'ipotesi. Questo non toglie il valore delle rondi pratiche, attenzione, sono elementi che convivono. E giustamente, infatti, Mario Torelli, si sofferma, cito proprio la parola, su un itinerario storico che è al tempo stesso mentale, religioso e politico, con la trasformazione di culti originari locali a quelli dell'antenato troiano del nome latino. Quindi c'è una continuità tra questi due centri che si sviluppa anche nella presenza di questo culto particolare. Resta però innegabile che la leggenda di Enea a Lavinio si sia formata nella sfera culturale e nell'ambito dei suoi santuari, perché, come hanno confermato gli scavi, il legame col mondo greco è un legame profondissimo, almeno a partire dalla metà del VI. Basta che pensiamo, ad esempio, ai culti attestati. Non dimentichiamo la minetta di Castore e Polluce trovata a Pratica di Mare, nel santuario dei 13 altari, Castorei Podroque Curois, e ai contatti con l'Eturia meridionale, eccetera. In sostanza, e concludo, è senz'altro da accogliere l'esistenza anche di una leggenda ardeata di Enea, che duplicava quella di Lavinio nei suoi aspetti monumentali e rituali. Il tutto resta però nell'ambito di una sorta di fil rouge per la ricerca del futuro e dimostra come l'iniziativa del progetto Il Cammino di Enea sia stato riconosciuto giustamente come itinerario culturale certificato dal Consiglio d'Europa.
È nato sotto splendidi auspici proprio per il futuro dell'archeologia del Lazio virginale, anche grazie all'ufficiale certificazione attribuita all'Associazione Rotta di Enea, promotrice dell'itinerario. Quindi in questo senso io credo che noi possiamo considerare l'anno in cui si è sviluppato questo tema della Rotta di Enea come anno zero del Lazio virgiliano. Grazie a tutti. Allora, grazie professore, una lezione intensissima come d'altra parte lei solo sa fare. E da remoto abbiamo solo complimenti per lei ed entusiasmo per sento la... Sento poco perché c'è un gran rimbombo qua dentro. Dicevo che da remoto abbiamo solo complimenti e grande entusiasmo per la lezione, ma nessuna domanda nella fattispecie, a meno nessuna che non... Nessuna domanda? Da remoto, perché noi siamo in streaming, quindi abbiamo anche il pubblico da casa che ci segue. Ma visti i numerosi presenti, invece chiedo a chi è qui con noi se ha piacere di fare una domanda, un approfondimento, visto che abbiamo ancora un po' di tempo per intrattenerci. Gli portiamo il microfono se qualcuno si vuole proporre. Bene, se non c'è nessuno, io vi illustro l'ultima diapositiva che mi piace. Ecco. Però dovete alzarla proprio, io da qua non arrivo a vedervi. Da un momento che col microfono si sentirà meglio, spero. L'acustica non voglio di niente, non è proprio perfetta qua dentro. Mi scusi, forse ho perso un passo. Volevo sapere se poi la scritta a cui faceva riferimento è stata trovata sulla tomba sull'Eron. Non ho capito che cosa sta... Lei all'inizio ha fatto riferimento alla descrizione della tomba di Enea. No, la scritta, l'iscrizione. Sì, l'iscrizione è nelle fonti, ma nello scavo non è stato. Quindi nello scavo, quello volevo capire, se era stato trovato nello scavo. No. Sennò è inutile. Perdonate. Quindi... Lo dice Dionigi, però da come descriveva sembrava che aveste trovato anche la scritta. Non era chiaro. Ciò non ci levate la possibilità di fare le ipotesi. Dicevo che certamente se si trovasse l'iscrizione sarebbe una cosa molto bella. Non voglio cascare. Ma se non si trova ancora meglio, perché permette a tutti di esprimere un parere, un'ipotesi e soprattutto contribuire allo sviluppo della lettura di queste problematiche. Perché stasera io ho buttato tante, tutti potrebbero sentirsi coinvolti perché dicevano non ho capito questo, che significa? Io quest'altro. Nessuno per esempio è insorto quando io ho detto ma il rapporto col mondo portato dai cosiddetti troiani, ma che testimonianze ci sono di queste presenze troiane? E che ci sta la nave? L'abbiamo trovata, no? La nave? Aspetti un secondo. Al Museo di Lavinium c'è la ricostruzione di una nave, ma hanno trovato i resti. Hanno trovato, così c'è scritto al museo, insomma, io non sono un profano, perdonatemi, però dico al Museo di Lavinium c'è sta una stanza dove viene ricostruita la nave che viene descritta come di origine orientale, quindi al di là nel Museo di Lavinio praticamente non viene dichiarata la certezza di Enea in quanto tale, ovviamente. Però si fa riferimento a tutte queste testimonianze orientali, tra cui la nave, tra cui i vasi. Come è giusto che io però a questo punto, prima che ci salutiamo,
richiami la vostra attenzione su una cosa che credo non molti abbiano preso in considerazione. Parlavo della grande statuaria che si è trovata nel santuario di Minerva. E così, e soprattutto mi riferivo al livello sociale che noi possiamo ricostruire in questo complesso del Latium Vetus, che è sempre stato molto trascurato e che soltanto adesso, grazie agli scavi che stanno facendo Iaia e la sua scuola, già ai ritrovamenti, cioè stiamo adesso tirando fuori quello che era in fondo il Lazio virgiliano della Tilli, che era un'autrice che scriveva quando io ero piccolo, insomma, tanto per capirci. Quindi. Allora, se noi guardiamo, per esempio, questo è, tanto per capirci, la situazione in cui sono state trovate le statue, una grande fossa di parecchi metri di diametro. Queste sono le oreficerie che queste signore portavano addosso. Se voi le analizzate da vicino, questa è ingrandita qui e si vede bene Zeus, si vede Ercole, si vede Ermete caratterizzato dai calzari, quindi sono decorazioni che hanno riferimento anche dei miti e in particolare qui vedete si parla anche di Atena, quindi è il santuario di Minerva quello che noi stiamo affrontando adesso con queste problematiche qui. Non solo, ma ci sono miti connessi con questa figura legata, eccetera. Quindi tutto l'insieme parla di una trasmissione di idee, culti, eccetera, che fa parlare di un alto livello dal punto di vista della società. Cioè le donne che portavano questa roba erano donne che facevano parte di un tessuto sociale di grande significato. Non ci dimentichiamo, d'altra parte, che anche le architetture di quel momento hanno un grande valore. A Castrum Minui sono usciti fuori elementi di grande significato. Quando si troverà un tempio completo, auguri a Iaia, credo che usciranno fuori veramente delle grosse novità anche da un punto di vista architettonico. Ho voluto concludere con questo perché, nota di colore, la statua che sta a destra della diapositiva e buonanotte, ecco, questa qua ha una sua storia particolare, concludo, dov'è? Ah, concludo, e cioè è una statua che fu rubata quando noi stavamo facendo lo scavo, forse qualcuno se lo ricorda, perché il cattivissimo professor Sommella, pessimo individuo, capitò su quel punto perché un operaio ce l'aveva portato dicendo: guardi che lì c'è un macello di roba. E quando cominciammo lo scavo mai ci saremmo aspettati di trovare una situazione di questo tipo, per cui ci andarono di mezzo gli studenti di quel momento, di cui qui abbiamo illustri rappresentanti, i quali con le loro manine sante si sono scavati un deposito che era profondo almeno qualche metro e largo 16 metri. Non solo, ma c'aveva pezzi anche interi o quasi interi, come ad esempio questa statua, che era fatta in due tronconi, poi c'aveva tutti gli altri elementi, la testa non c'era, cioè, per cui ci rendemmo conto che era pericoloso che rimanesse di notte questo materiale in superficie agli occhi anche di gente che curiosava, di gente che veniva a vedere che cosa stava succedendo. Anche qui c'è qualcuno che era in quel periodo forse da queste parti. E avemmo un furto. Ci si portarono via la parte di sopra di questa statua. Ahimè, il furto avvenne proprio nel momento che noi, svenandoci,
lasciammo la guardiania fatta dagli studenti col lume delle macchine e pagammo un signore che stesse lì di notte, che evidentemente era d'accordo con una banda di mascazzoni, che si portarono via la mezza statua e l'avevano già impacchettata per andare in Svizzera. E sapevamo pure dove. Perché sapemmo poi dal principe borghese, buonanima dove si trova, che ci aveva rapporti con uno dei più grossi ladri del mondo. Ecco, questo senza, lo faceva forse in buona fede, perché lui era aperto a tutti, era una brava persona. Mimè Borghese era una brava persona. E allora che successe? Successe che per fortuna a Fiumicino la finanza, qui c'è un amico finanziere, la finanza si accorse che non era a posto il documento di accompagno. Io non so pratico, ma ci deve essere un documento che viaggia con la merce, che ci portava scritto piatti fragile. E allora bloccò Fiumicino e chiamò la sovrintendenza e ci andò Valnea Scrinari, forse qualcuno ricorda questo nome, Maria Grazia sicuramente se la ricorda. E Valnea vide questo pezzo, dice, questo è un falso, questo è sicuramente un falso, comunque per maggior sicurezza fate circolare la fotografia. E Pavolini, allora faceva le tesi di laurea col materiale dell'antiquarium dove lavorava mia moglie, che dirigeva mia moglie, andò in giro con una fotografia di questa statua che capitò negli occhi di Anna, di mia moglie. La vide e disse, ma questa è una statua di pratica. Pratica di mare. Venne a casa con questa cosa, dico, ma questo è il pezzo che ci hanno rubato. Ammonta in macchina e andò a Fiumicino. La finanza, ligia al dovere, mi chiese, sì professore, questa statua sarà pure sua, ma lei lo dimostri. E io gli dissi, sì, subito, perché io ho la parte di sotto. Veramente, io ho la parte di sotto. Se vuole venire ce la appoggiamo, vedrà che fare una statua intera. E così rientrammo in possesso della statua, che è una delle più belle, tra l'altro, di Pratica di Mare. Questo per dirvi che in fondo c'è anche un lato avventuroso che tutto considerato andrebbe fatto a parte, ma conoscere a tutti. Grazie di nuovo.